Nico, never move Nike, sweatsuit Nike, sweatsuit DG. If man get beaky, ring ring, call up GG, do him up neatly. Buongiorno e benvenuto a questo quarto video sul mio canale YouTube. Se non l'hai ancora fatto, fai subscribe, iscriviti, perché da qui a veramente questo anno qui ti do tanto contenuto che spero possa esserti utile. Io sono Giorgio Trabaldo, troverai qua sopra tutti gli altri tuoi video, vatteli a guardare, perché oggi in particolare ti parlo di un discorso molto interessante. Ti parlo di un discorso, facciamo due chiacchiere tra me e te, riguardo l'argomento del denaro, che è un argomento tabù. Come ti ho già detto, io ti parlerò di argomenti tabù, non mi interessa parlarti di quello di cui ti parlano già tutti quanti. Quindi se non ne hai abbastanza, se ne vuoi di più, se credi che siano male, se bla 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 bla, non capisci come funziona questo argomento, che è il discorso dei soldi, ti invito a guardare questo video fino in fondo, perché ogni pezzo ti darà qualcosa di veramente pratico, veramente ti farò esempi molto concreti affinché tu capisca veramente come funzionano, perché se non sai qualcosa, se non sai spesso come funziona, non puoi averlo di conseguenza, ok? Allora, come ho già detto nei video precedenti, te lo rimarco anche qui, l'unica, come dire, cosa che ti chiedo in cambio a questo contenuto che io ho raccolto in tanti anni e ti metto qui, l'unico, come dire, scambio che voglio tra me e te è che se tu trovi valore in questo video, lo gira a qualcuno. Tutto qui. Fai, premi il tasto share, lo condividi con qualcuno a cui dai valore, perché, come dire, sharing is caring, giusto? Condividere è, come dire, tenerci agli altri. Condividere informazioni, perché quello che fa, noto la differenza, quando si parla di soldi, i problemi sono due maggiormente. Uno è quello che le persone sanno, due è quello che le persone non sanno. Tu mi dirai, Giorgio, è banale. Ok, andiamo un passettino oltre. Allora, quello che sai e quello che non sai, ok? Perché questo? Perché è una semplice ragione di fondo. Se tu non hai abbastanza soldi, se tu non sai come funzionano, se tu non riesci a incassare delle cifre importanti, probabilmente perché non hai le giuste informazioni alla base. Basta che ti faccia una domanda: quanto fa questo? Tu banalmente mi diresti, Giorgio, fa 2, fa 4, buonanotte, fa 4. Perché, ti chiedo? Perché l'hai studiato, non perché sei particolarmente intelligente. Ora la domanda successiva che potrei farti è: quanto tempo hai studiato l'argomento denaro? Quanto tempo hai speso della tua vita a capire come funzionano gli intermediari finanziari? Quanto tempo hai speso a capire un attimo come funziona il denaro? Che cos'è il denaro? A cosa serve il denaro? Perché le persone fanno fatica col denaro? Cioè, una domanda che mi sono sempre posto quando ho iniziato a conoscere il mondo del business è: com'è possibile che la maggior parte delle persone fa fatica coi soldi? Com'è possibile che in Italia c'è questo tasto dolente che è la questione monetaria? Com'è possibile che la maggior parte delle persone faccia fatica coi soldi? Cioè, è assurdo, se ci pensi, noi non siamo bravi osservatori, perché non ci guardiamo intorno e non ci chiediamo come mai lui hanno problemi di soldi, come mai è sempre un tasto dolente da toccare, come mai è un argomento tabù. Prima cosa, fai in modo che non sia un argomento tabù. Sai, magari tu sei una di quelle famiglie in cui non si poteva, non si può parlare tanto di soldi. Hai in mente, no? Quando c'è una discussione a tavola e tu effettivamente non puoi parlare di soldi, non puoi parlare di incassi, non puoi parlare di come spendere i soldi. Sai, è un po' un argomento che non si deve toccare per non fare, come dire, scattare, no, la molla. Ecco, fai in modo che tu possa parlarne con i tuoi familiari, i tuoi figli e con le persone intorno a te, perché non puoi avere ciò di cui non puoi parlare. Quindi se per te è difficile sia entrare per te nell'argomento denaro, sia entrare con le persone vicino a te, ecco perché probabilmente, anzi sicuramente, non ne stai guadagnando tanti. Perché se tu ne guadagnassi tanto, ne parleresti altrettanto. Quindi la problematica è quello che tu sai e quello che non sai. Perché se tu sapessi come si fanno, probabilmente ne genereresti tanti, corretto? Voilà. E allora è quello che non sai anche che fa la differenza, perché probabilmente ti mancano delle informazioni. Ti potrei fare una domanda: la conoscenza è potere? La risposta dovrebbe essere sì, diciamo che è mezzo potere perché poi va applicata, ma la conoscenza è potere. Quanto sai riguardo questo argomento? Come fai a dire che questo fa 4 se non l'hai studiato prima? Come fai a generare entrate importanti se prima non hai studiato come si fa? Ecco perché vorrei che tu riflettessi del tipo: quanto tempo ho speso? Perché ciò su cui tu spendi tempo cresce, che sia una relazione, che sia l'università, sempre l'università, che sia il tuo lavoro, ciò su cui spendi tempo cresce. Fai in modo di spendere tempo nel recepire le informazioni. Quindi è un argomento un po' mistico questo qui dei soldi, perché è un argomento mistico perché conosci tu poche persone che ne hanno guadagnati veramente tanti.
Cioè, se io ti chiedessi dimmi cosa pensi riguardo ai soldi e dopo tocchiamo questo tasto, qual è la tua risposta? Cioè, cosa mi dici? Quante persone conosci che veramente ne guadagnano tanti? Le cose che mi dici riguardo ai soldi, al denaro, al business e così via, sono effettivamente informazioni che hai recepito da persone che ne guadagnano tanti di soldi, da persone che fanno business da tanto tempo? Quante persone conosci che fanno business da 10 anni e portano, non so, 1 milione all'anno a casa? Con quanti di loro puoi parlare? Allora, capisci perché è un po' mistico come argomento? Perché effettivamente la maggior parte delle persone che ne parlano non hanno mai toccato con mano. È un po' lontano questo argomento. Parlo per sentito dire. E questo effettivamente è un problema. Allora, cosa sono i soldi? Perché prima cosa dobbiamo capire questo. Cioè, tu dai un qualcosa e ti danno indietro i soldi, che sia un servizio, che sia un prodotto, qualunque cosa. Quindi che cosa sono i soldi? E la maggior parte delle persone è appiccicata a questi soldi come se fossero tutto, giusto? Cosa fanno con i soldi la maggior parte delle persone? Questo è quello che fanno la maggior parte delle persone con i soldi. Lavorano, vanno, lavorano, dopo che hanno lavorato li portano in banca, giusto? E poi cosa fanno un mese dopo? Lavorano e poi li portano in banca e passano la loro vita così. E tu gli dici, scusami, ma a cosa servono i soldi? A cosa sono i soldi? A cosa servono? La maggior parte delle persone li produce e li porta in banca, ma se tu porti i soldi in banca non sei ricco tu, fai ricca la banca. I soldi dovresti investirli in te, per esempio, ma questi sono altri discorsi. Questo è quello che fa la maggior parte della gente con i soldi, cioè lavora per dare alla banca. La banca lo sai cosa ci fa con quei soldi? La banca ci guadagna dai quei soldi. Sai, ci sono tre step, no? Il primo è imparare a, come dire, generare entrate, il secondo è save money, quindi, come dire, mettere da parte, no, questi soldi, e il terzo è moltiplicare questi soldi, quindi investire questi soldi. E tutte e tre le fasi bisogna sapere come si fa. Le banche sono bravissime in questo, per esempio, perché le banche sanno perfettamente come prendere i tuoi soldi, generare entrate, sanno perfettamente come tenere i soldi e sanno perfettamente come investirli. Quindi anche lì, se tu hai pensato al meccanismo bancario, è veramente buffo questo, che le persone effettivamente prendano i soldi che sudano 8-10 ore al giorno e li diano alla banca. E per cosa? Per più che tassi di interessi? Per la sicurezza? Per mettere i soldi da parte per quando ci sarà bisogno? È ovvio che ci sarà bisogno. Se tu aspetti il momento in cui ci sarà bisogno, ci sarà sempre bisogno dei rainy days, no? Dei giorni in cui farai un incidente e così via. Ecco, vorrei che tu riflettessi su questo, perché devi staccarti da quella che è la mentalità comune riguardo il denaro. Oggi parliamo di questo. Stai attento, possibilmente prendi appunti, e poi, ovviamente, siccome è un argomento tabù, voglio sapere la tua nei commenti. Fammi sapere cosa ne pensi, fammi sapere se le puoi parlare in famiglia, fammi sapere se effettivamente conosci persone che fanno delle cifre importanti, cosa pensano loro riguardo ai soldi, cosa pensa invece la maggior parte delle persone, cosa crede sui soldi la maggior parte delle persone. Per esempio, crede che ce ne sia scarsità, crede che di soldi ce ne siano pochi. In realtà, se tu sai quando, no, c'è, come dire, l'inflazione della moneta di per sé in un paese in crescita è del 2%, quindi di per sé tu, il tuo valore, il tuo potere d'acquisto è sempre inferiore anno dopo anno. Quindi i soldi sono inutili se non sono, per esempio, utilizzati. Invece la gente è appiccicata a questi soldi come se fosse l'unica cosa che hanno, quando l'unico scopo dei soldi è quello di essere usato. Perché? Per faccio un esempio, io ti do 100.000 euro ma ti dico non puoi usarli. Cosa te ne fai? Niente, niente. Quindi ci sono tante cose da dire qui, farò più video su due chiacchiere riguardo i soldi, su, no, due discorsi riguardo questo argomento qui, perché è cruciale. Io voglio che tu masterizzi questo argomento qui, lo fai veramente tuo, perché ti meriti di guadagnare tanto e perché voglio che tu faccia uno switch riguardo al denaro, perché il denaro è semplicemente un amplificatore di chi sei. Il denaro è semplicemente un mezzo per andare da A a B. Solo questo è il denaro, è come dire, è la benzina che metti nella macchina. Se tu hai un'azienda, se tu hai una grande idea, se tu hai un grande progetto sotto, no, tra le mani, e tu vuoi portarlo a destinazione, che vuol dire aiutare un sacco di persone, portare sul mercato il tuo prodotto che fa bene e avanti così con quello che tu hai, ti servono soldi. Quindi tu non hai fondato l'azienda, come dire, solo per avere soldi. L'hai fondata per avere una missione, per fare qualcosa, hai un progetto che vuoi aiutare le persone, o quello che è. I soldi ti servono per quello. I soldi servono per quello, ma servivano anche a Madre Teresa di Calcutta i soldi. Servono anche per costruire le chiese i soldi. Quindi spesso chi ti parla male dei soldi, questo lo vedremo dopo, è una persona che non ne guadagna tanti. Ora, sdoganiamo l'argomento
insieme. Allora, intanto, come dire, vorrei che facessimo uno step in più. La maggior parte delle persone, e sentirai più volte che io dirò durante questi video la maggior parte delle persone, la maggior parte delle persone, perché se tu vuoi ottenere quello che gli altri non hanno, devi fare, pensare, comportarti come gli altri non fanno. Quindi lo step che, in cui tutti si trovano, la situazione in cui tutti si trovano è quella di, come dire, sgomitare per andare a raccimolare dei soldi. Quello che invece vorrei che tu iniziassi a ragionare è che i soldi si, come dire, si attraggono, che i soldi ti trovano in una certa lunghezza d'onda. Se tu continui, per esempio, a pensare in un certo modo, a lamentarti, a pensare che non ce ne siano abbastanza, a pensare che il problema sia l'Italia, il governo e così via, questo è un problema. Perché in quella frequenza lì non ti trovano i soldi. Devi metterti in una posizione in cui i soldi ti trovano. E tu mi dirai: Giorgio, che cosa vuol dire questa cosa qui? Vuol dire un sacco di cose, le capirai piano piano. Sicuramente vorrei che tu associassi il portafoglio, quindi il crescere del portafoglio, a un cambiamento di mentalità, a un cambiamento di punto di vista, a un cambiamento di associazioni che tu hai verso il denaro. Perché prima si è, come dire, ricchi qua, poi si è ricchi nel portafoglio. Le due cose vanno estremamente di pari passo, ed è il motivo per cui se io ti do solo 100.000 euro, tu non sei ricco, tu, poi 100.000 euro, mai capito? Tu hai solo soldi. C'è una grande differenza tra ricchezza e soldi, ed è il motivo per cui se vai a vedere poi le statistiche, il 90% delle persone che vincono Superenalotto sono più povere di prima dopo 4, 5, 6 anni. Perché? Perché non hanno saputo generare, non sono cresciuti come persone per poi, no, saper creare ricchezza. Hanno ricevuto soldi, che è molto diverso. Invece vorrei che tu, se guardi questo video con me nel mio canale, dici: cazzo, ho capito che è un percorso, ho capito che devo essere, mettermi lì, lavorare su di me, crescere come persona, e più io cresco come persona, più in automatico vengo pagato. Ma questo è normale, perché i soldi, non puoi, come dire, fare soldi. Tu puoi raccogliere soldi, cioè puoi scambiare del tuo valore con dei soldi. Quindi la domanda che dovresti porti in questo momento che guardi il mio video è: perché la gente dovrebbe pagarmi? Perché la gente dovrebbe pagarti? Cosa fai di speciale? Che valore crei nel mercato? Quante persone aiuti? Che prodotto, che soluzione stai dando a un problema che c'è? Qual è la tua nicchia? Perché dovrebbero pagarti? Sei utile alla società? Cosa fai di effettivamente? Che valore porti? Rifletti su questo, perché i soldi sono solo uno scambio. E tu raccogli i soldi in base a quanto sai dare, no, del contenuto. E quindi ti sfido a vederla in questo modo qui. Chi ti dice che tutto quello che ti sto dicendo, e te ne dirò ancora in questo video e in video successivi che sono sempre collegati a questo argomento, che tutte queste cose sono cazzate, bla 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 bla, e ti sfido a chiedergli quanti soldi guadagna. È una sfida tra me e te, è una challenge che facciamo io e te. Tutte le volte che qualcuno ti dice: no, ma quelle robe che dice Giorgio sono delle cazzate colossali, chiedigli quanti soldi fai. Perché ti garantisco che la maggior parte delle persone meno sa, più parla. Meno sa, più parla. E alla maggior parte della gente mancano le informazioni di per sé. Non hanno informazioni, solo che al posto che criticare se stessi e dire: ma forse effettivamente mi mancano delle informazioni, preferiscono denigrare qualcun altro, perché è molto più facile abbassare l'edificio di qualcuno che costruire il proprio. Ok? Benissimo. Quindi la challenge è questa: fammi sapere nei commenti quante persone conosci che parlano male e così via, e ti dicono: è il lavaggio del cervello. Tu dovresti rispondergli: sì, è certo, mi voglio far lavare il cervello da qualcosa di positivo, di utile e che produce risultati. Ecco, per esempio, per generare grandi quantità di ricchezza, le informazioni che tu hai non le prende dove le prende la maggior parte. Prova a rifletterci con me. Se il TG, la scuola, il liceo, l'università e così via ti servissero per guadagnare tanti soldi, perché non guadagni tanti soldi? E magari sei laureato. Se il TG desse informazioni per emergere, perché non emergi? Se la scuola ti desse informazioni per fare 30.000 euro al mese, perché non fai 30.000 euro al mese? Perché effettivamente non ti danno quelle informazioni. La scuola non è costruita per darti le informazioni per farti guadagnare tanti soldi. È costruita per darti delle informazioni utili sotto X aspetti. Tuffati in questo, come dire. Perché quando tu inizi a ragionare così, inizi a dire: ok, mi servono altre informazioni, non che quelle non vadano bene. Io sono universitario, ripeto, non che quelle non vadano bene, ma non sono sufficienti per guadagnare tanti soldi, perché ci sono persone che non hanno la laurea e guadagnano un sacco di soldi, come persone che hanno tre lauree e guadagnano molto meno di chi non ha una laurea. Fare uno switch: le informazioni stanno in posti diversi, i ricchi hanno informazioni diverse, i ricchi ascoltano poche persone,
hanno una cerchia ristretta di influenza, non si fanno influenzare dal giornale, dall'amico, dall'amico al bar, dal nonno, dal cugino, dallo zio che gli dice che quel business non va bene, quel business no, 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 ascoltano solo chi ha quello che loro vorrebbero avere. Quindi sicuramente la domanda da porsi è: che cosa fanno di diverso le persone che producono tanti risultati? Cosa fanno di diverso queste persone? Cioè, faranno cose di diverso? Penseranno in maniera diversa? La risposta è ovvio che sì, una marea di cose diverse. Te le spiegherò in questo video, come già ti sto spiegando e nei video successivi. Fanno un sacco di cose diverse. Allora, qui voglio capire un attimo le tue credenze riguardo questo argomento, cioè l'argomento soldi. Quali sono le tue credenze? Che cosa associ riguardo ai soldi? Cioè, se io ti chiedessi, i soldi sono? Probabilmente è così, mi diresti sono sporchi. Poi se ti chiedessi, i soldi non fanno la? Tu mi diresti felicità. E i soldi cambiano le? Persone. Chi si accontenta? Gode. È pazzesco. Perché se tu esci qua per strada, o sei in America e dici a penny saved is a penny, un penny risparmiato un penny guadagnato, ti rispondono. Mentre il problema che la maggior parte delle persone ha non è quanto risparmia, non è quanto mette da parte, ma quanto guadagna. C'è proprio un misunderstanding qui. Il problema è la gente risparmia. Non diventi ricco risparmiando. Ho letto un libro, l'altro giorno ero alla Feltrinelli, c'era un libro, diventa ricco risparmiando. Ho messo 6 foto su Instagram perché ho detto pazzesco. La maggior parte della mentalità italiana, ma in generale nel mondo, è proprio questa: diventa ricco risparmiando. Risparmia. No, il problema è che non incassi abbastanza. Il problema non è quanto spendi, ma è quanto incassi. Quindi, cosa fanno di diverso le persone? Fanno veramente una svalangata di cose diverse, e le associazioni al denaro sono veramente negative, quelle che la maggior parte delle persone ha. Cambiano le persone, rovinano le relazioni, cambiano chi sei, e veramente se ci pensi ce ne sono tantissimi. Allora, la domanda che ti pongo è: queste associazioni, chi te le ha date? Persone che guadagnavano tanti soldi o persone che guadagnavano medi o pochi? Chi ti ha detto che i soldi sono sporchi? Chi ti ha detto che i soldi cambiano le persone, per esempio? Persone che avevano tanti soldi o che ne avevano pochi? Se tu ci pensi, per esempio, nella nostra cultura, no? Se tu pensi ai film come i Simpson, se tu pensi ai film come Robin Hood, se tu pensi ai film o ai cartoni lì come si chiama, Paperino, i ricchi chi erano? Persone con tanti amici, erano persone generose? Guarda la società come pittura i ricchi. Paperone dei Paperoni era simpatico, aveva un sacco di amici. Robin Hood rubava i ricchi per dare ai poveri, perché i ricchi com'erano? Stronzi. Quindi sei bombardato di queste cose. Sei bombardato di i soldi sono, no, non vanno bene, ma anche se non i soldi va bene così, i soldi non sono tutto, i soldi non fanno la felicità e così via. Poi le stesse persone che dicono questo, quando vedono la foto del ricco sullo yacht, dicono che ride, dicono beh, ovvio che ride, è su uno yacht. No, aspetta. Quelli che dicono, per esempio, i soldi non sono importanti, poi sono le stesse persone che lavorano 10 ore al giorno, 8 ore, 10, 12 ore dietro ai soldi, per 45 anni. E ti dicono i soldi non sono importanti. Allora, perché ci lavori 10, 12 ore al giorno dietro? Nota queste incongruenze? Devi guardare le fonti. Chi sono le fonti? Chi ti dice che 2 alla seconda fa 4? Questa persona qui ha quello che tu vuoi? Perché se lei ti desse un'informazione sbagliata a priori, che tu accetti, il risultato non sarà mai quello che vuoi, sarà sempre quello che ha questa persona qui. Quindi attento, perché che i tuoi genitori ti vogliono bene e ti dicono certe cose riguardo al denaro, non è che te lo dicono perché sono cattivi con te, ma che loro ti vogliono bene non vuol dire che non siano confusi. Com'è possibile che una persona a 8 anni ha più soldi che a 25? Nella maggior parte dei casi. Ma è possibile? 8 anni hanno messo via da parte i soldi, no? Della cresima, del battesimo e così via. No, cresima non ancora. E così via. E poi a 25 anni ha meno soldi di prima. Eppure ha più informazioni. Può essere che se la conoscenza è potere, anche l'errata conoscenza sia potere? Cioè può essere che se tu hai le informazioni sbagliate, l'outcome, cioè quello che esce, l'output, è sbagliato? La risposta è assolutamente sì. Quindi attenta che gli dice denaro è sporco e così via. Sono persone che non ne hanno di denaro. Sono appassionato di questo argomento qui, come vedi, perché è qualcosa che nessuno tratta, è qualcosa di veramente
big, perché quando tu invece capisci cos'è il denaro, che rispecchia chi sei tu, quanto hai delle abitudini eccellenti, quanto fai le cose in modo eccellente e quanto aiuti gli altri a performare, quanto crei valore nel mercato e così via, tu inizierai a guadagnare un sacco di soldi, tu inizierai a cambiare punto di vista, a smettere di ascoltare la maggior parte delle persone che ti dice di fare, non fare, non fare, bla bla, cose che loro in primis non sanno, e inizierai a dire: fammi informare da chi è già lì, fammi informare da chi ha ottenuto quei risultati, fammi capire l'argomento. Dunque, parlando di un paio di errori agganciati all'argomento denaro, per esempio, uno è comprare la casa. Cioè, nella società comune, tutti i tuoi genitori ti dicono: studia, laureati, trova un lavoro, sposati, compra casa, fai un mutuo e compra casa. Questo è assurdo. La casa è il peggiore investimento che tu possa fare. E infatti cosa fa la maggior parte? Compra la casa. E tu dici: beh, ma sono tutti stupidi? Ma no, non è che sono tutti stupidi, è semplicemente che hanno le errate informazioni. Perché o sono tutti stupidi, o sono tutti pigri perché non fanno soldi, oppure forse gli mancano delle informazioni. Perché conosci anche tu delle persone che lavorano 13 ore al giorno, 15 ore al giorno, eppure non prendono i soldi. Com'è possibile? Com'è possibile? È strana questa cosa, ok? Quindi l'errore grandissimo di comprare casa, di seppellire quei soldi così, boom, la banca è bravissima perché ti fa firmare un foglio e tu seppellisci quei soldi di 1000 euro al mese, quello che è, per i prossimi 40 anni. Quindi la banca è bravissima perché prende i soldi, ti trattiene i soldi e lei usa i tuoi soldi per fare altri soldi. Questo bisognerebbe imparare anche a fare noi, ma non mettere denaro in cose che non producono denaro. Tu usi le cose che ti servono, ma non investi in cose che non producono denaro. La casa ti prende denaro, la casa è una liability, la casa è un peso, non è un asset che ti produce denaro. Tu dovresti investire solo in cose che producono denaro. La cintura di Gucci non ti produce denaro, è una spesa futile e inutile. E la maggior parte delle persone cosa fa? Appena un po' di soldi compra la cintura Gucci per cercare di stupire e influenzare qualcuno che poi effettivamente non gliene frega un cazzo. Giriamo in un meccanismo, viviamo in una società di cose assurde. Appena tu riesci a guardare le cose da fuori e dire wow, ti rendi conto veramente di una svalangata di cose. Quindi settati su altre frequenze, veramente capisci meglio l'argomento di denaro, studialo di più, non fare errori banali, non vivere in uno stato contratto del tipo ci sono pochi soldi, devo risparmiare, devo stare attento a chi li do. Chi genera tanti soldi vive in uno stato di abbondanza, perché non puoi arrivare a ricchezza se parti da scarsità. Quindi i soldi ce n'è, c'è una svalangata, te lo garantisco, è come se tu facessi un milione oggi, nessuno si accorgerebbe che tu hai fatto un milione. Nessuno. Se tu oggi venissi pagato 100.000 euro, nessuno si accorgerebbe di questi 100.000 euro mancanti nel tuo conto corrente. Nessuno. È pieno il mondo di soldi, aspettano solo qualcuno che si metta alla situazione e che abbia le competenze, possa offrire del valore affinché ci sia questo scambio. Tutto lì. E la scarsità di denaro è solo nella tua testa, ok? Vivi in uno stato ampio, conosci persone, mettiti in relazione con altri, e il mondo è pieno, veramente pieno di opportunità se hai occhi per vederle, se capisci che c'è abbondanza, ricchezza per tutti e che ci sono delle regole precise che portano a ottenere risultati. Quindi voglio concludere con due piccole frasi per te, che sono: uno, quanto hai studiato l'argomento denaro? Rifletti su questo, studialo, compra dei libri come il libro di Harv Eker, Segreti di una mente milionaria. Compra dei libri, ci sono tanti libri, chiedimeli, scrivimi su Instagram, ti aspetto lì, ti do un sacco di consigli, un sacco di valore e rispondo sempre a tutti prima o poi. E la seconda cosa è sempre, scusami, collegata alla prima, il discorso: quanto hai studiato? Se tu ci pensi, se tu studi e diventi dottore, se tu diventi ingegnere e così via, studi praticamente 5, 6, 8, 11 anni e poi ti dicono che sei un dottore. Se tu studiassi la stessa quantità di tempo questo argomento, 5 anni, con i dovuti fallimenti in mezzo, con le dovute insoddisfazioni e via dicendo, tu tra 5 anni saresti ingegnere, laureato, dottore riguardo a questo argomento. E ne faresti dei soldi? 100%. Devi spendere però tempo, fallire, riprovare, studiare, capire, testare questo argomento. È così semplice, eh? È così semplice. Se tu guardi chi produce risultati, chi produce denaro, ha studiato, ha speso tempo a capire come funziona, ecco perché oggi lo guadagno, ok? E ricordati che non sarai mai veramente ricco finché non puoi comprare qualcosa, finché non puoi, scusami, avere qualcosa che i soldi non possono comprare.
non sei veramente ricco finché non puoi avere qualcosa che i soldi non possono comprare. Quindi risolvi il problema soldi, capisci come funzionano, spero che questi video ti diano una mano, perché i soldi sono il problema numero uno della maggior parte delle persone e non esiste che te li porti, ti porti dietro questo problema per i prossimi 30 anni della tua vita. Non esiste, devi risolvere questo problema subito, perché i soldi sono, non sono altro che un mezzo, uno strumento, non vanno né divinizzati né demonizzati, servono solo per comprarti esperienze, per poter scegliere cosa fare, per poter aiutare le persone, per poter bla 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 bla, non servono ad altro. Quindi cerca di settarti fuori il giusto mindset riguardo a questo argomento, perché devi uscire nel mercato, raccogliere questi soldi per fare tutto quello che vuoi fare. Quindi ti aspetto nei prossimi video, guarda i video precedenti, perché nel prossimo video continuo con l'argomento del denaro, ma la puntata numero 2. A presto.